Vi diamo il bentornato sul canale YouTube di QualeScegliere.it, il portale che testa i prodotti per voi. Oggi vediamo insieme il Radix AX6600, il router Wi-Fi 6 di MSI. Pensato per dare a gruppi di utenti dalle esigenze di banda importanti, come streaming, video call e gioco online, la possibilità di navigare contemporaneamente senza rallentamenti o ritardi. Questo router è pensato per le reti FTTH in fibra ottica, ma può essere anche collegato al vostro modem router per ampliare le capacità della rete in casa o in ufficio. Come sempre, nella didascalia trovate il link alla recensione completa sul nostro sito e quello all'offerta nel caso voleste acquistarlo. Una volta aperta, troverete nella scatola il Radix AX6600, il cavo dell'alimentazione, un cavo Ethernet, la Quick Guide, un invito a entrare nel programma di fidelizzazione di MSI e una card da usare in caso di problemi. Il codice QR per la configurazione da smartphone è reperibile sia sul fondo del router sia all'interno della Quick Guide. Il router MSI Radix AX6600 è dotato di 6 antenne esterne orientabili e non removibili. Sono antenne equipaggiate con beamforming e con tutte le tecnologie più avanzate elaborate insieme all'uscita del Wi-Fi 6. Ha un design in linea con quello tradizionale dai toni un po' battaglieri dei router per gaming. Osserviamo insieme il dispositivo e troviamo un bottone LED off, un bottone Wi-Fi, sempre LED, un bottone VPS, anche questo LED, e poi ci sono tutti i vari LED che indicano se le porte LAN sono in funzione, più il LED power. Andando sul retro, troviamo la porta LAN 1 da 2,5 GB, troviamo l'USB, troviamo le 4 porte LAN di cui una è LAN 1 da 1 GB, e poi troviamo ovviamente l'ingresso per l'alimentatore, il bottone power, e il bottone del reset che potremo usare per resettare il nostro router. Abbiamo effettuato un test collegando il router al nostro modem con un abbonamento che ci consente di raggiungere una velocità massima di circa 40 megabit per secondo in upload e 100 megabit al secondo in download. Il router è configurabile e gestibile sia da app sia da browser attraverso questa interfaccia che vi facciamo vedere. Le sezioni sono molto intuitive e consentono di raggiungere un livello di personalizzazione davvero elevato. Unico neo, in certi casi abbiamo visto che i tempi di caricamento per passare da una sezione all'altra sono un po' troppo lunghi. Abbiamo confrontato il Radix dopo averlo collegato al nostro modem. Questo è dotato di Wi-Fi 6 e la velocità nominale tocca il tetto di 2400 Mbit al secondo. Come dice il nome, il router Radix può arrivare a 6600 Mbit al secondo. Abbiamo collegato 3 computer con uno streaming in altissima qualità e abbiamo testato la Wi-Fi nei pressi del router e a quasi 100 metri di distanza. In conclusione, consideriamo questo router una scelta consigliabile, anche se, paragonato con il nostro modem, ha dimostrato una capacità inferiore di veicolare la rete Wi-Fi. Se avete trovato utile questo video, fatecelo sapere dandoci un like e iscrivendovi al nostro canale YouTube. Infine, trovate tante altre recensioni indipendenti sul nostro sito e potete seguirci sugli account social che trovate linkati nella descrizione del video. Ci vediamo al prossimo test!